Sì, buongiorno da Napoli, buongiorno da Piazza del Plebiscito. Qui sono iniziate da un'oretta le prove. I bambini, i ragazzi sono tutti già schierati qui in piazza. È davvero una piazza incantata e lo sarà ancora di più alle 17 quando partirà questo coro polifonico, il coro polifonico più grande al mondo, è stato detto da più parti, sicuramente un unicum, un evento organizzato da Renato Parascandalo e voluto dal Ministero dell'Istruzione, dal Comune di Napoli e dalla Regione Campania. 9 i brani che saranno appunto cantati da questi ragazzi, una piazza meravigliosa, ragazzi che arrivano da ogni parte d'Italia. E allora sentiamoli un po' questi ragazzi, vediamo. Allora, come ti chiami? Ilenia. Ilenia, da dove vieni? Da Bronte, provincia di Catania. Che avete fatto un viaggio lungo per arrivare qui? Sì, abbastanza, circa 8-9 ore. Sei contenta di essere qui? Sì, tantissimo, anche perché il canto è la mia passione, quindi... Ci vorrebbe di studiare il canto nelle scuole? Ti piacerebbe? Sì, secondo me sì, anche perché è una cosa giusta per i ragazzi. Ragazzi, voi da dove venite? Da Messina. Un viaggio lungo? Abbastanza, però piacevole, in compagnia, con i compagni coristi, ci siamo anche divertiti. Che impressione hai di questa piazza? Piena di gente, 13.000, siamo abbastanza. È la prima volta che ti capita di contare così? Personalmente sì, abbastanza, cioè, la prima uscita con il coro per me, come un'uscita importante per il coro. Comunque molto piacevole, spero che porterà molto frutto al nostro coro e anche ai cori di tutta la piazza, diciamo. Rimarrete qui a Napoli? Rimarremo per fino a domenica. Comunque abbiamo girato un po', abbiamo fatto un po' i turisti, abbiamo girato per musei e co. Allora, un'occasione anche di turismo per la città. Ricordiamo che ci sono parecchi musei e siti archeologici che daranno l'ingresso gratuito a tutti i coristi e gli accompagnatori. Vediamo, insomma, di qua è la Puglia, giusto? Da dove venite? Noi veniamo da Bitetto, in provincia di Bari. Sei contenta? Sì, molto. Emozionati? Sì, molto. È la prima volta che cantate così, in così tanti? Sì, perché c'è un'emozione grandissima. E allora, per il momento, da Piazza del Plebiscito è tutto, ci risentiremo tra poco. La linea può tornare allo studio. Sì, eccoci, siamo a Piazza del Plebiscito a Napoli, l'atmosfera che si respira è davvero bellissima. Ora ci sono le prove della fanfara dei carabinieri che state vedendo, alle mie spalle c'è l'orchestra del Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli, orchestra formata da docenti e allievi del conservatorio, ma il colpo d'occhio bellissimo è la piazza piena, strapiena di ragazzi dai 6 ai 18 anni, scuole primarie e secondarie che arrivano da tutta Italia, da 17 regioni italiane. Noi siamo qui con Luigi Berlinguer, che insieme a Renato Parascandolo è la mente di tutto questo. Allora, perché tutto questo? Il braccio è la mente. Perché? È il più bel giorno di scuola dell'anno scolastico 2015-2016. E a Piazza Plebiscito c'è la scuola. Le scuole si riuniscono e lavorano nelle aule per scrivere, leggere. Però perché non per cantare? A scuola si deve anche cantare, perché è cultura anche il canto, come la geografia o come la storia. Noi abbiamo una scuola che parla soltanto. No, a Piazza Plebiscito abbiamo inaugurato un'altra scuola che si esprime al più alto livello culturale. Mesi di studi degli spartiti di questi ragazzi e queste ragazze, questi bambini, ripetendo 100-200 volte un passaggio. Proprio studio, impegno, fatica, ma una gioia straordinaria. Oggi girare fra le sedie qua, in questi filari dove sono schierati e seduti 13.000 cantori per 400 cori che cantano in polifonia, do, mi, sol, do. Sono fantastici. E allora noi vi ricordiamo che il concerto polifonico avrà inizio alle 16.45, un quarto d'ora prima di quanto previsto, durerà all'incirca un'ora e mezza, sono 9 i brani che saranno eseguiti. E allora da Piazza del Plebiscito è tutto, la linea può tornare allo studio.
Sì, buon pomeriggio da Piazza del Plebiscito. Allora, siamo in un momento di pausa, i ragazzi sono qui intorno a noi, 13.000, lo ricordiamo, alle 17 partirà il coro polifonico unico al mondo, 13.000 voci tutte insieme. Allora, voi da dove venite? Da Lecco. Da Lecco. Che classe fai? Prima A. E da quanto tempo canti? 2 mesi. Siete emozionati? Sì! Com'è questa piazza? Bellissima! Bellissima. Voi da dove venite? Molise. Voi? Sicilia. Dove? Ragusa. Allora, lo sentite? Vengono da tutta Italia, 17 regioni! 17 regioni italiane. Allora, l'appuntamento è tra pochissimo, tra quasi poco più di un'ora, alle 17, Piazza del Plebiscito, Napoli. A voi la linea. Sì, buon pomeriggio da Piazza del Plebiscito. Il tempo purtroppo sta cambiando, però siamo quasi pronti, è tutto pronto. Tra pochissimi minuti inizierà il coro polifonico più grande del mondo. 13.000 voci che canteranno all'unisono, tantissimi ragazzi che sono qui in Piazza del Plebiscito, bravissimi, ordinatissimi, sono qui dalle 7.30 di questa mattina. Vengono appunto, come dicevi, da 17 regioni italiane, dal nord al sud, hanno fatto dei viaggi anche lunghissimi alcuni di loro. Allora, sentiamone qualcuno. Voi da dove venite, ragazzi? Noi veniamo da Vibo Valentia, dalla Calabria. Studiate canto da tanto tempo? No, da poco. Ti piace questa piazza? Sì, molto. Napoli com'è? Bella, bellissima. Siete emozionati? Sì! Tra poco inizia, lo sapete? Sì. Sei contento? Sì. Allora, vediamo invece voi da dove venite. Dalla Calabria. Da dove? Da Locri. Siete emozionati, ragazzi? Sì. Da quanto tempo cantate? Da 3 anni. 3 anni. Fate parte di un coro? Sì. Il coro della scuola. Siete preparati? Sì. Allora, ve lo ricordiamo, inizierà alle 17, sono arrivati già le varie istituzioni, il ministro dell'università Stefania Giannini, gli assessori regionali Nino Daniele, Lucia Fortini, sta per arrivare anche il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. L'appuntamento è alle 17, è possibile vedere l'evento in streaming sul sito www.istruzione.it. E allora ci risentiamo tra poco per l'inizio del concerto, a voi la linea. Grazie, a più tardi.
Splendida musica e splendide immagini, queste che ci arrivano da Napoli, dove la pioggia non ha fermato le migliaia di persone che si sono riunite in piazza di Plebiscito, del Plebiscito, dove c'è per noi Letizia Caffiero, a cui do subito la linea. Letizia. Sì, allora l'avete sentito in diretta, è appena terminata l'esecuzione di Io te vorria vasà di Capua, un classico della melodia partenopea. Il concerto è andato avanti, è iniziato con un po' di ritardo, l'orchestra ovviamente sotto la pioggia non ha potuto insomma esibirsi, ora stanno accompagnando i cori delle tastiere e un pianoforte, comunque un'atmosfera bellissima, i ragazzi, i bambini sono rimasti qui sotto la pioggia e vedete alle mie spalle sono tantissimi ombrelli colorati e un'atmosfera meravigliosa quella che si respira a Napoli. Lo ricordiamo, sono 13.000 ragazzi provenienti da 17 regioni italiane, scuole di ogni ordine e grado, sono qui per un coro polifonico, un evento unico al mondo che per la prima volta si sta svolgendo qui a Napoli, a Piazza del Plebiscito. E da Napoli è tutto, la linea può tornare allo studio.